Bentrovati all'appuntamento con Vite da Campioni. Oggi siamo al Centro Sportivo Guglielmo Fiorini di Roma, dove incontriamo l'allenatore della Nazionale Italiana di Calcio Under 17 femminile, Enrico Maria Sbardella. Innanzitutto grazie di averci accolto qui. Grazie a voi, buonasera a tutti. Di solito noi non parliamo quasi mai di calcio, perché ne parlano in tanti, però qui oggi parliamo di insegnamento di questa disciplina e di un allenatore che gestisce un gruppo di ragazze, un gruppo nazionale. E la prima domanda che mi viene in mente è: il calcio femminile ha la stessa dignità del calcio maschile o il calcio è una cosa per ragazzi? In Italia il calcio è per ragazzi e non abbiamo lo stesso seguito, gli stessi partecipanti, mentre l'Europa ci insegna, il resto dell'Europa e del mondo ci insegna che il calcio può essere anche donna. I numeri a confermare questo sono circa 1 milione di tesserate in Germania e 400.000 in Francia, a fronte dei 13.000-14.000 in Italia. Quindi giriamo allo 0,50% rispetto agli altri paesi d'Europa. Il calcio può essere anche donna, fatto in maniera diversa, con delle peculiarità diverse di insegnamento, però può essere, è comunque uno sport di gruppo, aggregativo, uno sport dove esistono molti valori che vanno comunque coltivati. Tu ti trovi ad avere a che fare con ragazze che hanno meno di 17 anni, quindi nella loro primissima adolescenza, se non infanzia, scelgono di giocare a calcio. Che tipo di ragazze sono, di carattere? Sono delle ragazze che hanno tantissima volontà e tantissima voglia di fare questa pratica sportiva, se non altro perché l'Italia, essendo un paese altamente maschilista, ma questo lo possiamo vedere in tutti i posti di, diciamo, direttive e quant'altro, anche nella politica stessa, e devono andare contro una cultura che comunque facciamo molta fatica a sconfiggere, la cultura dove determinati sport sono di retaggio prettamente maschile. Le ragazze che giocano sono delle ragazze che o hanno avuto dei genitori, padre o madre, che giocano a calcio, o hanno dei fratelli da emulare e hanno questa grande passione. Fondamentalmente, quello che dico sempre, è difficile che troviamo un bambino o una bambina che non gli piace correre dietro a un pallone, perché è un istinto naturale la corsa, che poi si può sviluppare attraverso il basket, la pallavolo, la palla a mano, il calcio, però è il pallone stesso come oggetto che attrae il bambino o la bambina a corrergli dietro, ad essere calciato, ad essere lanciato. Questo è un istinto primordiale e questo istinto naturalmente non può essere chiuso, non può essere totalmente annientato. Quindi la bambina che ha una struttura familiare aperta riesce poi anche a giocare a calcio e tante volte a riuscire a fare questo. Di importante c'è da considerare e da analizzare un aspetto. L'80% delle ragazze che giocano a calcio in Italia arrivano dal nord Italia, soprattutto dal nord-est, il Friuli, il Veneto, l'Alto Adige e quant'altro. È un dato triste, pensando che io, abitando a Roma e conoscendo comunque anche il sud, è un dato triste se poi va paragonato al contrario a quello maschile, dove circa il 60-70% di ragazzi maschi che giocano a calcio provengono invece dal sud, perché è un modo per uscire da una determinata situazione economica e sociale. Quindi abbiamo questi due aspetti. Paura del pregiudizio? Opposte. Al sud Italia, al centro-sud è ancora tanto. Noi in nazionale sono 10 anni che io coordino le nazionali under 15 e alleno la nazionale under 17 e abbiamo 2-3 ragazze su una rosa da 25 che provengono dal centro e sud Italia, tutto il resto è del nord. Mi piacerebbe ogni volta cercare di integrare culture e stili differenti, anche perché le ragazze e i ragazzi del sud hanno molta più fantasia in alcuni aspetti dal punto di vista sportivo rispetto a chi magari vive delle situazioni climatiche differenti. Come si motivano le ragazze negli spogliatoi? Noi abbiamo
vediamo in TV, insomma, gli allenatori motivare gli uomini. Le ragazze con tutte le loro particolari problematiche, soprattutto dell'adolescenza, vanno trattate magari con un certo riguardo. Tu come mister, magari state perdendo un primo tempo, rientrano negli spogliatoi, che trattamento le riservi? Totalmente diverso da quello degli uomini, è per questo che con il centro tecnico federale di Coverciano e la scuola allenatori stiamo preparando un programma che andrà poi a distribuzione nazionale sui corsi allenatori per far conoscere a tutti il calcio femminile e le sue diversità, perché diversi non vuol dire fare un altro tipo di sport, ma diversità nella gestione, quindi un allenatore uomo rispetto a un'allenatrice donna che ha giocato a calcio nel suo passato, magari non conosce da vicino questi aspetti, che sono aspetti prettamente psicologici. Le donne non vanno motivate, sono già motivate di sé. Nel momento in cui entri dentro uno spogliatoio di una squadra femminile, già il fatto che io gioco a calcio femminile in Italia, sono già grandemente motivato da questo. Nel momento in cui devo andare a analizzare magari una sconfitta o comunque un risultato passivo durante il primo e il secondo tempo, vado ad analizzare strettamente gli aspetti tecnico-tattici, perché quelli motivazionali comunque vengono già colmati dalla loro voglia e dalla loro passione. Puoi anche perdere una partita 5-0, ma state certi che una ragazza che esce dal campo ha dato tutto quello che poteva dare. Subiscono il fascino dell'allenatore? Ti è mai capitato qualche ragazza che insomma si è invaghita, tra virgolette, nell'età adolescenziale? Nell'età adolescenziale può capitare, questo è facile, sarà sicuramente capitato, non lo so direttamente perché non gli do modo di interloquiare con me. Naturalmente nello staff della nazionale abbiamo anche delle figure femminili come il mio vice allenatore, ma collaboratrice tecnica, nonché grande amica, ex capitano della nazionale, che è Rita Guarino, la quale collabora con noi, lei è anche laureata in psicologia, quindi lavoriamo molto su questo aspetto, sull'aspetto psicologico, medico, di prevenzione e quant'altro. La figura dell'allenatore, anche se io sono una persona abbastanza solare, naturalmente devo mantenere un rapporto abbastanza distaccato, un rapporto altamente professionale con loro, quindi non lo hanno mai dato a dimostrare. Magari può essere anche una cosa positiva perché giocano con una motivazione maggiore e quindi certo, se porta un risultato positivo va bene comunque. Per tutti gli altri dettagli ne parliamo subito dopo, noi ci andiamo a cambiare. Express the same things but with different words. We acknowledge the same curve, but those mighty words is like the last line you draw to remind the past time a fast mighty feeling of freedom. Please you be ready. Allora, sono delle prove per far capire a Elisabetta che il calcio non è il suo sport. In questi casi noi il bambino lo dobbiamo portare a non far giocare a calcio. Come tutti i nostri esercizi mettiamo delle componenti coordinative, percettive e tecniche per lo sviluppo dell'atto finale, che è quello del tirare in porta. Il bambino deve essere sempre motivato a calciare in porta, quindi la finalità dell'esercizio ci deve essere sempre l'obiettivo finale, che è il gol. In questo caso il bambino Valerio, che è un po' cresciuto, il nostro istruttore del 2001, ci dimostrerà come possiamo combinare le fasi. Dopodiché Elisabetta farà, la bambina prodigio, farà vedere come elaborare l'esercitazione di scuola calcio. Allora, Valerio farà un passaggio veloce all'interno dei cerchi colorati. L'istruttore chiamerà il colore per risposto, quindi andiamo sulla capacità percettiva di far capire subito al bambino oculo podale, quindi occhio e piede, deve osservare il colore e deve entrare dentro il colore prescelto. Dopodiché ci sarà uno slalom, i punti di intervento naturalmente sono sia sulla fase di appoggio che sulla fase di slalom che sulla fase conclusiva, che c'è il tiro in porta. A Valerio la dimostrazione dell'esercizio. Rosso.
giro di 360 gradi, dovrà andare a colpire dalla parte opposta di dove l'istruttore che lancerà la palla va. Anche in questo caso c'è una capacità di attenzione maggiore, perché non è, il movimento non è stereotipato. Andiamo, sei emozionata Elisabetta? No, dico a velocità limitata dimostrerò che anche io posso farlo. Ok, allora, questa per noi è una grande prova, perché se ci riesce Elisabetta vuol dire che l'esercizio è utile alla crescita del bambino. Prego. Don't stop dreaming, this ain't over. Break up your life until you get sober. Don't stop. Controllo, gol nella porticina opposta, primo tiro fuori. Però attenzione, io sono sicuro. Tre tiri da qui. Allora, rifacciamo l'esercizio, perché secondo me, se andiamo a calciare sull'altra porta, fai gol. Ecco il gol! Allora, al di là del fatto o meno, c'è una spiegazione scientifica anche in questo. Quindi ogni volta che vado a incrociare mi rimarrà molto più semplice piuttosto che aprire ed andare a calciare. Adesso, visto che Elisabetta ci ha dimostrato la sua specificità tecnica, un'attitudine al calcio, noi la possiamo prendere alla nostra scuola calcio. E facciamo un esercizio un po' più complesso. Allora, che Pierpaolo farà vedere. Allora, avremo un passaggio rapido tra i cavalletti, gli ostacolini. Questi si chiamano over, ok? Questi sono i medi. Nei bassi il passaggio è laterale, non devi andare in mezzo perché altrimenti ci facciamo male. Quindi adesso Pierpaolo te lo farà vedere. Quindi il passaggio è sul laterale, ok? Qui sarà di apertura, qui sarà frontale e qui sarà di apertura. Praticamente già nel passaggio degli ostacolini noi andiamo a lavorare sul gesto tecnico specifico del calcio. Quindi nel passaggio basso questo lavoro va a mimare il colpire la palla con il collo del piede, nel passaggio alto vado a colpire la palla con l'interno, quindi in appoggio. Allora, questa sequenza ci porta poi, quindi una sequenza coordinativa e tecnica. Successivamente ho una sagoma, in questo caso iniziamo con una sagoma fissa, ok? Dopodiché può essere sostituito con una sagoma vera che è umana, però all'inizio no. Faremo il taglio fuori alla sagoma, che ci aiuterà per far capire al bambino come bisogna uscire da una marcatura. Quindi taglio fuori della sagoma e poi successivamente vado a colpire la palla sul colore che l'istruttore mi chiama. Quindi, come possiamo ben vedere, abbiamo in tutte, anche in questo esercizio, una componente coordinativa, una componente tecnica e una componente percettiva. Allora, Pierpaolo ce lo farà vedere. Vai! Quindi nel momento in cui Pierpaolo ha fatto l'esercizio con il destro, va sempre a calciare con il sinistro. Se fa l'esercizio con il sinistro, alla fine va a calciare con il piede destro. Così la prendiamo a spallate. Allora, no, il taglio fuori è gamba avanti, perché se questo, se io sono l'avversario e ti voglio anticipare, tu mi devi chiudere, chiaro? Perfetto, per non farmi arrivare sul pallone. Noi lo facciamo con la sagoma e quindi, bravissima, anche con questo taglio fuori, arriva la palla, con il destro vai a calciare sul colore che loro ti chiamano. Oh, quasi colpito il cinesino. Batti 5 e vai con un altro esercizio.
survive. Whatever it takes, you won't pull ahead. I'll keep up the pace, and I'll reveal my strength. Hai preso l'istruttore cattivo, eh? Bravissima! Braccia larghe che ti viene! Dai, dai, dai! Va bene, benissimo, dai! Libera esplorazione del gesto tecnico. Beh, voglio dire, applauso... applauso della tribuna. Dai, vabbè, ok, dai, alla terza ce la fai! Su! Vai, esci, rientra. Ok, via, 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 via. Alla rete. Ecco la palla che ritorna. Tiro al volo. No, 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 no. Backstage. Posso? Vado? Parlo? Ha fatto gol. E vieni! Ma vieni! Allora, in questi casi al bambino gli si danno 3 lezioni di prova, dopodiché ha vinto Mosca Cieca sulla Colombo. Al terzo tiro fuori c'è Mosca Cieca sulla Colombo ed è prova di resistenza. Adesso proviamo, vediamo se Elisabetta con controllo riesce anche a fare gol nell'altra porta. Vai Pierpaolo, controllo. Oddio!